Fratelli bianconeri e non, buongiorno. Questo video lo reputo molto importante e vi spiego subito perché, per due ragioni. Stamattina parlo di moduli. Allora, io non sono un amante di parlare di moduli, mi conoscete, perché per me i moduli sono tutte cose che a me mi interessano relativamente. Però stamattina vi voglio parlare di moduli perché, anche per farvi capire che la persona che sta facendo questi video di moduli non è che sia proprio ignorante. Io ne so di moduli e stamattina ve lo voglio dimostrare. Allora, negli ultimi 2 giorni, dopo i 2 video che ho fatto post partite della nazionale, dove io l'ho criticata aspramente perché per me non esiste vedere delle partite del genere, visti poi gli avversari, dove se n'è uscito qualcuno, un paio di persone, quindi vuol dire lo 0,000% di tutti quelli che poi hanno commentato, dove io sono stato ripreso perché amo te Demon, critichi troppo i nostri ragazzi, dovresti essere più tifoso italiano, eccetera. Allora, per prima cosa, a me non mi conoscete, quindi io odio dare patenti di tifo e odio riceverne. Perché quello che io ho fatto per il calcio italiano, come viaggi, ho visto gli stadi di mezza Europa, voi non lo sapete. Quindi, ok? È inutile che stiamo qui a raccontarci le favole. Quando si parla, bisogna saper parlare. Non andare da una persona perché critica, dirgli te non sei tifoso. Amici miei, forse io sono più tifoso di tutti voi messi insieme. Solo che io critico perché voglio bene alla nazionale. Ci mancherebbe altro. Ma non la voglio vedere fare prestazioni come quella che ha fatto, che per me sono ignobili e vergognose per una nazione blasonata come la nazionale italiana. Le ultime 2 partite della nazionale sono state 2 vergogne. Punto. E lì finisce. Ma stamattina con voi non voglio parlare di questo, voglio parlare di moduli. Visto e considerato che molti di voi dicono che il 4-3-2-1, il 4-3-1-2, il 4-4-2, il 4-3-3, il 4-2-4, il 4-5-1, il 5-5-5 di Oronzo Cannà. Signori, allora, il discorso dei moduli è un discorso che non ha una fine a se stesso. Mi spiego cosa voglio dire. Allora, a parte il fatto che il modulo che usa il nostro Mister Ventura è un modulo che non ha senso con i giocatori che abbiamo. Perché se tu adotti il 4-2-4, ok? Se tu adotti il 4-2-4, tu il 4-2-4 lo puoi adottare se hai a centrocampo 2 centrocampisti con 2 polmoni così, che quando finisce la partita ancora devono correre e che devono essere 2 forze della natura, cioè che a centrocampo devi essere in grado di contrastare il centrocampo dell'altra squadra. Quando tu metti a centrocampo gente come Insigne, Verratti, che se li metti insieme questi due non raggiungono i 3 metri, perché fisicamente l'abbiamo visto anche contro l'Albania in un paio di occasioni a centrocampo Insigne. Contro i giocatori dell'Albania, ha provato a saltare i giocatori 2 volte a centrocampo, 2 volte è stato spostato a 1 metro. Quindi non veniamo a raccontarci le favole. Perché io in questione di moduli non è che sono completamente ignorante, credo di saperne a sufficienza. Al calcio ci ho giocato e ho anche fatto l'allenatore a livello giovanile, proprio, non sarò. Allora io vi dico che questo modulo non è per questa squadra. Poi, è il modulo solo che non fa rendere questa squadra? Secondo me no. Secondo me questa squadra non riesce a rendere più di così perché la squadra è mediocre. Tutto qui. È ovvio che poi già tu hai dei giocatori mediocri, in più li metti nelle condizioni di non rendere perché in un 4-2-4 questa squadra non rende. Lo stesso discorso è se tu adotti il 4-2-4 della linea di centrocampo, abbiamo già parlato. Il 4-2-4 tu lo puoi adottare soltanto se hai dei giocatori in campo molto forti tecnicamente e molto intelligenti, perché quando fai una linea a 4 in attacco,
I giocatori si pestano i piedi. È inevitabile che siano così. Che sia così. È meglio giocare con il 4-4-2, che è il modulo più classico italiano da catenacciaro, ma che sicuramente ti avrebbe fatto rendere in queste due partite meglio di quello che si è visto. Il 4-4-2, classico. Questa è una squadra, in questo momento, che oltre a questo qui di modulo non ne può adottare altri. Qualcuno ha vociferato dicendo, ma il 4-3-3 sicuramente sarebbe meglio il 4-3-3, perché la linea centrocampo la fai di tre giocatori. Quindi ci puoi mettere Insigne da una parte, Verratti dall'altra e a centrocampo però ci devi mettere uno che sia forte, in grado di contrastare. Perché signori, guardate che nel calcio la parte più importante di una squadra è il centrocampo. Se hai un centrocampo forte ne gode la difesa e ne gode l'attacco. Ma se hai un centrocampo debole ti fanno nero. E noi l'abbiamo visto. Poi viene fuori il fenomeno di turno, perché c'è anche il fenomeno di turno, che ti dice, ma dai, va là, questa squadra è stata... Ma non il fenomeno di turno tra voi, che mi ascoltate, no. Io sto parlando dei fenomeni della televisione sempre, i competentoni del calcio. Il quale fenomeno se ne esce e ti dice, ma... Dai, indipendentemente da quale modulo tu adotti, questa squadra è rimasta scottata del 3-0 subito dalla Spagna. Cosa? Cioè, se tu hai una squadra che perde 3-0 con una squadra palesemente più forte di te, rimangono scottati e quando giochi con la Macedonia e l'Albania, con tutto il rispetto per queste due squadre, te la fai addosso? Cioè, ma dopo aver perso 3-0 con la Spagna e devi giocare con l'Albania e con la Macedonia, quelle due squadre tu le dovresti disintegrare. Hai fatto invece due prestazioni vergognose. Ventura ha le sue colpe, è un dato di fatto assoluto e assodato. Le ha perché un allenatore che scende in campo con questi giocatori, con un 4-2-4, vuol dire che di calcio non capisce niente. Non è il modulo per questa squadra. Questa squadra può giocare con due moduli solo. O gioca all'italiana, classica, col 4-4-2, oppure può giocare con il 4-3-3. Non può adottare moduli diversi. Perché questa squadra, che ne dicano i competenti di calcio, non ha fuori classe in campo. Non li ha. E gli unici due giocatori realmente forti, gli unici due o tre giocatori realmente forti che ha, non bastano per sopperire a tutte le lacune che questa nazionale fino ad oggi ha dimostrato di avere. Quindi a me non mi si vengono a insegnare, non mi vengono a dire a me i giocatori, i competenti del calcio, ma di calcio bisogna parlare anche di moduli, perché se, è vero, da un lato è vero che devi parlare di moduli, ma da un altro lato, signori, le squadre li fanno i campioni. Quando tu avevi in campo gente come Andrea Pirlo, tu non gli potevi dire del modulo, perché era un giocatore che navigava dalla porta all'attacco e quello, il centrocampo, te lo fa da solo un giocatore così. Poi è chiaro che vicino devi avere dei grandi calciatori, questo è fuori di dubbio, che ti danno una mano. Quando Nedved giocava non aveva bisogno di moduli, anzi, se non lo sapete ve lo dico io, quando Nedved arrivò a Torino dalla Lazio, se voi vi ricordate, i primi 4-5 mesi di Nedved furono abulici con Lippi in panchina, perché era un giocatore che non capiva quello che voleva Lippi, eccetera. Però Lippi in un paio di interviste dice, abbiate pazienza perché questo giocatore ci stupirà. Non c'era un modulo adatto per Nedved. Lippi glielo costruì e fece giocare la Juventus a rombo proprio per permettere a Pavel Nedved, che era un calciatore
di poter spaziare durante tutto l'arco del campo per 100 minuti. Perché Nedved era un calciatore vero a centrocampo, era un centrocampista che non si fermava mai. Pavel Nedved era un giocatore che la mattina si alzava alle 6, andava a correre, faceva 10 km tutti i giorni. Noi abbiamo bisogno di giocatori del genere e voi direte, grazie, non li abbiamo. Non li abbiamo, allora se non li hai, non puoi fare un modulo che costringi dei giocatori a fare quello che non è nelle loro corde. Perché questo significa non capire nulla di calcio. Perché quando Ventura è stato intervistato alla fine della partita con l'Albania, quando ha detto abbiamo ottenuto quello che ci eravamo prefissati e adesso siamo un pochino più tranquilli, però ho visto tanti errori, ma tu di errori così ne vedrai ancora tantissimi, perché il modulo che stai adottando non va bene, non è quello che permette ai tuoi giocatori di rendere al massimo, perché non hai fenomeni. E questo è il punto. E allora quando Demon parla e critica, poi si deve sentir dire, ah ma te non tifi per l'Italia, sei uno che remi contro. Chi l'ha scritto, chi l'ha detto, ha detto una sciocchezza. Io critico proprio perché sono amante dell'Italia. E vorrei vedere una nazionale diversa da quello che vedo. Invece non si vede. Invece vedi tutta robetta. E allora stamattina avete voluto parlare di moduli. Parliamo di moduli. Allora, un modulo tu lo devi adottare se hai i giocatori adatti per farlo. Altrimenti non lo puoi fare. Non puoi prendere i calciatori e metterli dentro il vestito. Non si fa così il calcio. Il calcio si fa che tu hai un giocatore e gli prendi e gli costruisci un vestito adatto a lui. Non prendi il giocatore e lo metti dentro il vestito. Prendi il vestito e lo metti addosso al giocatore. È quello che deve succedere se vuoi che il calcio funzioni. Perché ripeto ancora il discorso di Nedved. Se Lippi non avesse fatto quello che ha fatto e quindi costruirgli un rombo intorno per permettergli di giocare come lui aveva bisogno, noi non avremmo mai visto quel Pavel Nedved lì. Anzi, probabilmente alla fine della prima stagione l'avrebbero mandato via. Ormai Ventura è un pezzettino che ha la guida della nazionale, ne ha già fatta qualcuna di partita, no? Sono cose che dovrebbe cominciare a capire. Allora, se non sei in grado di capire il minimo sindacale del calcio, vai ad allenare in provincia nelle squadrette che lottano per non retrocedere. Quella è la tua realtà. E quella è la realtà di Mister Ventura, sia ben chiaro. Perché Mister Ventura non è un allenatore che doveva fare il CT. Non ci penso nemmeno a questo. E allora non raccontiamoci favole. Quindi se tu vuoi non criticare la nazionale, devi vedere una nazionale messa in campo come va messa, con il modulo giusto, con gli interpreti giusti che ti possano dare qualcosa. Perché qua vi faccio un esempio. Quando nel 1982 Bearzot allestì la nazionale di calcio, ok? Tu sapevi di avere in campo dei campioni. Zoff, Gentile, Cabrini, Oriali lasciamo stare, era uno che vabbè. Antonioni, Scirea, Tardelli. Ma ragazzi, questi erano dei campioni. Quindi tu sapevi di avere dei campioni e speravi che esplodessero, ma tu sapevi che prima o poi sarebbero esplosi, perché quelli erano campioni. Questi non sono campioni. O perlomeno, dai, con tutto il rispetto per i ragazzi, ci mancherebbe, ma bisogna anche essere in grado di diversificare le cose, ragazzi. Non è che possiamo parlare sempre a vanvera perché tifiamo Italia. Io sono uno che apro gli occhi, sono uno che vedo. Quindi quando io dico che questa è una nazionale medio-mediocre, questa è una nazionale medio-mediocre. Punto.
Quindi quelli che vengono da me mi danno patenti di tifo dicendomi: ah, te Demon sei uno che critichi troppo, non sostieni. No, no, non la sostengo, questa nazionale qui non la sostengo. Questa nazionale qui la critico, perché merita di essere criticata e basta. Qui non è una questione di moduli, non è una questione più di mentalità, qui non è una questione di niente. Qui è una questione che questa è una nazionale scarsa e basta. Quando questa nazionale qui mi dimostrerà di poter arrivare a certi risultati, la rivaluterò, ma per adesso nada. Per adesso. Poi vedremo. Ma per il momento non è così. Mi devono far vedere cose molto più importanti di quelle che mi hanno fatto vedere fino adesso. Perché le due ultime partite sono state da Circo Barnum e basta. Poi c'è quello che ti viene fuori che ti dice: ma hai visto, però la nazionale comunque vada più o meno era questa, con Conte in panchina, hai visto dove siamo arrivati? Che cosa hai fatto? Dove sei arrivato? Hai battuto la Spagna? Ok, tanto di cappello. Poi sei arrivato in finale? Hai vinto? A me non mi risulta. Eh beh, però siamo usciti con la Germania, siamo usciti soltanto ai rigori. Ok, sei uscito ai rigori, quindi abbiamo vinto qualcosa? Signori, io sono uno che non mi accontento, io voglio vincere. Non si può vincere sempre, grazie, questo lo so pure io, ma si possono fare figure migliori e soprattutto tutti dovete capire che non è giusto dare patenti di tifo ai tifosi, perché non tutti la pensiamo allo stesso modo e non è detto che ciò che dice Demon è santo o ciò che dite voi è santo. Demon ha le sue idee, voi avete le vostre idee. Io le rispetto, voi rispettate le mie. Potete non condividerle, ma venire da me e dirmi te non sei un tifoso italiano, o come addirittura qualcuno mi ha detto te critichi troppo la Juventus, te non sei un tifoso juventino vero, meriterebbe delle risposte, ma non è il video adatto. Stamattina abbiamo parlato anche di moduli. Il video finisce qui. Era per chiarire un paio di punti perché li ritenevo importanti da chiarire. Quindi fatemi la cortesia, non date a me patenti di tifo. Io quando vedo le partite da Circo Barnum, come quelle che ho visto le ultime due della nazionale, io criticherò sempre. Quando la nazionale meriterà elogi, io la elogerò. Ma non c'entrano niente le patenti di tifo, perché vi posso garantire che Demon è molto più tifoso di molti di voi. Ciao a tutti.